Il dolce far niente nel mondo degli investimenti premia. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio parlarvi dell'importanza di allenarvi a sviluppare una mentalità di lungo termine. Perché vedete, noi siamo tutti i giorni alle 13.30 in diretta, siamo qui sul canale a parlare di dei dati macroeconomici, di dove si sta dirigendo l'economia, di cosa sta facendo l'inflazione, di cosa sta succedendo alla crisi del settore bancario, crisi di liquidità, crisi di solvibilità, ma tutti questi problemi servono, mi servono e ci servono solo a prendere decisioni soprattutto di breve termine, trading, non investimenti. Vedete, viviamo nel mondo, in una società, in una cultura fatta da informazione e l'informazione deve, proprio perché ce n'è così tanta a tutti i costi, attirare la nostra attenzione. E deve farlo in tutti i modi, con titoli catastrofici, con i permabull che fosse per loro il mercato starebbe sempre a crollare, con i permabull che fosse per loro il mercato andrebbe solo in una direzione, cioè verso l'alto. E invece dobbiamo essere bravi a capire che cosa ci è utile per il breve termine, cosa non ci è utile, ed è secondo me la parte più importante, e quali sono invece le informazioni, e sono davvero molto poche, che ci possono essere utili per il lungo termine, perché a volte star fermi, osservare, capire meglio la situazione, non far nulla, potrebbe essere la decisione migliore. E lo so che come uomini abbiamo la necessità di fare qualcosa, giusto? Perché alla fine dobbiamo avere, sentire una parvenza di controllo sulle cose che facciamo e non agire. Ci fa sentire che non stiamo controllando il nostro portafoglio di lungo termine, quindi ci sentiamo in colpa, dobbiamo agire quando i mercati vanno verso l'alto, quando c'è un crollo, se stiamo andando incontro ad una recessione, ad una probabile recessione, se i mercati stanno scontando qualcosa rispetto a quello che in realtà sta succedendo, come in questo momento, no? I mercati stanno scontando dei tagli da parte della banca centrale, tagli che la banca centrale ci dice che nel 2023 non farà e che terrà invece i tassi più a lungo, e questo ci porta poi a commettere degli errori. A volte per il lungo termine agire in maniera frettolosa, senza sapere esattamente quello che si sta facendo e magari fidandosi di un articolo del giornale, una notizia sentita al telegiornale o peggio ancora da uno youtuber qualsiasi. Ragazzi, nessuno può sostituire le decisioni personali, soggettive che avete preso quando avete messo un'azienda in un portafoglio. Ecco perché è inutile chiedere a qualcuno che ne pensi di Amazon, che ne pensi di Apple, che ne pensi di Alibaba, che ne pensi di questo, che ne pensi di quell'altro, ma che ne pensi rispetto a cosa? Rispetto a quale obiettivo? Rispetto a quale portafoglio? Rispetto a quale profilo di rischio e tolleranza al rischio che hai? Rispetto a quale beta c'è all'interno del tuo portafoglio? Rispetto alla covaria? Sono tantissime le considerazioni che dovete fare, giusto? Vedete, perché le aziende nel lungo termine, quando parlo di lungo termine intendo 7, 10, 15 anni, attraverseranno buoni momenti, brutti momenti dal punto di vista del regime economico, attraverseranno ottime trimestrali e pessime trimestrali, ma non saranno mai le singole notizie a rovinare per sempre un'azienda. Vedete, il crollo di un'azienda che scende, perde di valore e non torna poi più a quel valore, non lo dovete immaginare come succede con una candela, succede in un trimestre, succede perché c'è la recessione, succede perché ci sono brutte trimestrali. No, non funziona così, è un processo. La discesa, come è un processo la salita, ed è in quel processo che voi dovete infilare il vostro processo decisionale. Cos'è che vado a controllare? È cambiato qualcosa nel management? È entrato un nuovo competitor che per quell'azienda che si sta mangiando quote di mercato? Le scelte che stanno facendo, l'azienda ha tagliato per esempio nella parte di ricerca e sviluppo, quindi non so più quanto effettivamente potrà crescere nel futuro, perché questo non ve lo dovete mai dimenticare. Ogni volta che selezionate un'azienda per metterla all'interno del vostro portafoglio, state assumendovi dei rischi rispetto al potenziale, alla potenziale crescita, ovvero ai potenziali profitti di quella azienda. E quando parlo di rischi, guardate che ci sono rischi che sono ben noti e rischi che sono sconosciuti. Il rischio sconosciuto qual è? Lo abbiamo visto nel 2020, il Covid, una pandemia che poi è stata gestita bene, è stata gestita male, e quello ci interessa poco, ma quello era un evento che non potevamo calcolare matematicamente, statisticamente nella creazione e selezione del nostro portafoglio. Perché al netto di questi rischi sconosciuti,
La maggior parte dei rischi che si presenteranno saranno risolti. La maggior parte delle volte vedrete che chi sta sul mercato da tanto tempo, da decenni, questo lo sa perché l'ho visto succedere. Le problematiche verranno risolte, verranno affrontate, verranno superate. Guardate come abbiamo superato la pandemia, guardate i mercati cosa hanno fatto in risposta poi alle politiche monetarie, alle politiche fiscali a supporto dell'economia e che cosa è successo alla finanza, no? E quindi alla fine saranno solo degli intoppi nel percorso, in un percorso di lungo termine che vi porterà quell'azienda e quell'azione se l'avete selezionata in maniera scientifica, facendo tutte le valutazioni del caso, vi porterà a profitto. Attenzione, questo non vuol dire quindi, Marco, perciò ci stai dicendo che ci dobbiamo disinteressare di tutto, non dobbiamo agire una volta creato il nostro portafoglio e andiamo dritti per dritti come una catapulta semplicemente poi a contare i profitti. No, le cose non stanno ovviamente in questo modo. Però mi piace pensarla, soprattutto se sei un investitore e vuoi essere un investitore di lungo termine, come una costante vigilanza su quello che sono le aziende del tuo portafoglio e valutare le notizie che impattano nelle industrie, nei settori e nel business model dell'azienda che hai selezionato, ma che ti interessano e basta, e cancellare tutto il resto perché tutto il resto è rumore di fondo. Chiudo con una frase di Peter Lynch, importante che per quanto mi riguarda è stato un mentor nel value investing, nell'investimento di valore. Per il mio modo di operare molto di più di Warren Buffett. Ve la leggo perché non la so a memoria e ve la traduco in tempo reale in italiano. Gli investitori hanno perso molto più denaro preparandosi alle correzioni, alle recessioni, alle depressioni, ai crash di mercato, cercando, peggio ancora, di anticiparle, rispetto a quello che è stato la correzione o la recessione stessa. Quel tipo di azione, quel tipo di agire è dannoso, è deleterio. Bene ragazzi, spero che con questo video vi abbia fatto riflettere su alcuni punti importanti, soprattutto su questo canale dove parliamo per il 70% di come si muove l'economia, come si muovono i regimi economici e come questo può impattare sui mercati finanziari con un orizzonte temporale che tutto sommato è di breve e medio termine. Ok, vuol dire un mese, tre mesi, un semestre, un anno, di certo le indirette di Trading Today, oltre che mantenervi aggiornati, non vi danno aiuti su come costruire un portafoglio di lungo termine. Certo, magari vi possono dire se questo è il momento ottimale o questo è un momento costoso per acquistare un'azienda di cui già avete fatto analisi fondamentale precedentemente, che state decidendo se poterla prendere e mettere nel portafoglio ad un prezzo che sia più basso, oppure quell'azienda è costosa e c'è meno rischio nell'aspettare un momento di flessione del mercato, come forse potrebbe accadere in questo momento storico particolare. Bene ragazzi, lasciatemi un commento, ditemi che cosa ne pensate di questo video, se vi è stato utile iscrivetevi al canale. Io sto partendo, quindi il video che state vedendo adesso lo state vedendo, ma io già sono in viaggio. Ci vediamo nella diretta di domani. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao.